L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato all'unanimità una mozione sulla questione relativa alla cassa integrazione in deroga e mobilità proposta dai consiglieri regionali Mariotti, Smacchi, Galanello e Cintioli del Partito Democratico. In particolare si chiede di sbloccare le risorse per consentire il pagamento della cassa integrazione riferito alle richieste già avanzate per l'anno in corso, stanziare poi le somme necessarie per tutto il 2014, contrastare ogni tentativo di stravolgere i criteri per l'utilizzo della CIG in deroga e mobilità, riducendone i livelli di tutela per i circa 11.500 lavoratori umbri coinvolti. Nella mozione si chiede infine di realizzare un fronte unitario tra le regioni che impedisca la riduzione dei beneficiari dei trattamenti. Quest'ultimo punto è stato aggiunto con un emendamento del consigliere Stufara, capogruppo di Rifondazione Comunista. L'assessore allo sviluppo economico Riommi, nel suo intervento, ha detto che l'Umbria è stata virtuosa essendo arrivata in pari con i pagamenti al 31 dicembre 2013 e per questo rischia di trovarsi penalizzata in quanto non ha potuto beneficiare per il 2014 delle risorse assegnate alle altre regioni, che non erano riuscite invece a liquidare tutte le 12 mensilità.